Cari amici della Rari, eccoci qui a conoscere un altro dei protagonisti di questa stagione biancorossa. Siamo con il capo della difesa, Lorenzo Bianco, Lorenzo Bianco, difensore anche lui con il vizio del gol, perché non lo disdegniamo ogni tanto per per completare la stagione. Insomma, Lorenzo ha realizzato diversi gol importanti. Allora, c'è ancora un po' di amaro in bocca, Lorenzo, per la partita, sono passati 4 giorni, per la partita di Roma con la Lazio, insomma questo mancato pareggio, perché sconfitta non mi piace, questo mancato pareggio è rimasto un po' di traverso. Sì, sicuramente c'è l'amaro in bocca perché c'era già la possibilità di salvarsi con un turno di anticipo, ma soprattutto anche c'era anche la possibilità, avendo vinto appunto sabato contro la Lazio e vincere poi appunto sabato anche contro la Canottieri in casa, c'era anche la possibilità con qualche incrocio fortunoso di finire addirittura i playoff, perché quest'anno siamo veramente tutti lì a pochissimi punti, infatti è una cosa un po', cioè, divertente però anche pericolosa, si può dire. È un bel campionato, no? Un campionato che se manca nel vertice, bisogna dire che insomma dalla quarta in giù non ha fatto mancare le emozioni. No, assolutamente, ma anche non solo dalla quarta in giù, perché comunque anche col Posillipo, cioè Posillipo anche con la BPM ogni tanto si possono fare delle partite divertenti. Quest'anno sì, tutte le partite sono state delle finali, guarda, già da contro l'Ortigia in casa loro, appunto Soro ci aveva detto che d'ora in poi ogni partita era una finale perché bisognava non sbagliare niente e appunto dare il massimo a tutte le partite, come abbiamo sempre fatto tutti quanti, però diciamo che ogni sabato, sì, rispetto a un po' di anni fa, è più tesa la situazione, però è anche, cioè, più divertente, effettivamente. Speriamo di divertirci tanto anche sabato prossimo, tra 4 giorni, arriva la Canottieri, insomma, Dio mio, una partita veramente vietata ai deboli di cuore, signori, vietate ai deboli di cuore. Ma come sempre contro tutte le squadre napoletane c'è sempre questa rivalità tra Liguria e Campania, perché da sempre sono i bacini, uno di due bacini più grandi, diciamo, della pallanuoto italiana, e tutte queste partite sono sempre state molto tirate e sentite sia dalle squadre che dalle tifoserie. Che caratteristiche vedi in questa Canottieri su cui bisogna lavorare? La Canottieri è una squadra che gioca molto bene in verticale, sono tanti elementi che hanno tanta esperienza, nonostante anche loro comunque siano, cioè, non giovani come noi, però comunque anche loro sono abbastanza giovani come squadra. Hanno un centrobo molto fisico, Mancino, che bisogna stare molto attenti, e un paio di giocatori sull'esterno, che tra il Mancino e altri dall'altro lato della mano buona destra, che anche loro sono pericolosi. Bisogna stare attenti, come sempre, noi in tutte le nostre partite, a non far prendere gol ingenui, perché appunto bisogna cercare di rendere il massimo in attacco, che diciamo che dove pecchiamo forse un po' di più, mentre appunto nella difesa abbiamo sempre dimostrato di rendere, infatti siamo una delle difese appunto migliori, escluse che sempre le solite tre, ovviamente, marziane, diciamo, rispetto al livello generale della Serie A, e quindi diciamo che questo è il discorso. Una partita, quella con la Canottieri, che dovrà per forza vedere protagonista non solo voi ma anche il pubblico. Sì, come è sempre stato, inteso che io ho memoria di molti anni fa, che appunto il pubblico era sempre presente, io pure ero presente quando ero ancora molto più piccolo, ed era un'emozione sia da vedere sia anche giocare quando c'era tutto il pubblico, come è stata un'emozione contro il Trieste qua in casa, che è stato bello perché mi sono ritrovato come ormai 7 anni fa, quando ho fatto la finale, quella di Coppa Len, che c'era la piscina piena, e appunto contro il Trieste ho ritrovato questo clima, ed è bellissimo giocare appunto in questo così, perché senti veramente ogni bracciata, senti la carica, e ogni secondo puoi dare il massimo 100% e non ti distrai mai, perché sei sempre lì che vuoi dare il massimo per te e per la squadra, e ti senti anche che la città appunto ha voglia di vincere, di vedere il risultato, e questo ti dà una marcia in più. Allora, Lorenzo, invitiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando a venire tra 4 giorni in piscina. Mi raccomando,
speriamo che, di rivedere di nuovo il nostro pubblico come è stato contro il Trieste e anche in altre occasioni, perché a noi veramente dà quella carica in più, come abbiamo detto tante volte in questi giorni, siete veramente l'ottavo uomo in vasca e per noi è un'emozione, oltre che un onore, giocare appunto con il pubblico di Savona qua alla piscina. Allora, cari amici, come si fa a rifiutare l'invito di Lorenzo Bianco? Dovete venire, vi aspettiamo tutti e come sempre, Forza Rari! Forza Rari!